cent'anni sono passati e ti ritrovo in croce, lo sguardo innamorato dei figli pellegrini. Tu ancora un padrone e io lo tuo garzone. Nonostante le privazioni legate al Covid, non si poteva chiudere l'anno di celebrazioni per il centenario dell'arrivo del Crocifisso di Carpignano senza un evento significativo. Il concerto sacro dello scorso sabato nel Santuario di Maria Santissima è stato dedicato alla Via Crucis. È stato bello vedere curiosi, turisti e i nostri ospiti che per un anno si sono soffermati presso il nostro bel crocifisso, dice il rettore del santuario, padre Antonio Venuta. Quante persone sono venute per le confessioni quest'anno, quante persone sono venute per ascoltare il messaggio del parco di Padre Luigi in modo particolare, certamente sono tante queste persone. Vogliamo ringraziare il Signore e la Madonna di questo bel dono che ci ha fatto nel celebrare questo centenario del Santissimo Crocifisso. Al santuario di Carpignano lo spettacolo con musiche e canzoni ispirate alla passione di Gesù Cristo è stato ideato e diretto dal maestro Espedito De Marino, legato da tanti anni alla comunità mercedaria di Carpignano. Mi vengo qui a salutare la Madonna, adesso ho avuto il privilegio di assemblare proprio uno spettacolo sul centenario del Crocifisso, è stato bellissimo e quindi grazie ancora, grazie a voi e a tutti quelli che sono stati vicini a questa manifestazione. Devo dire che quando vengo a chiedere qualcosa alla Madonna sono esaudito. Quindi io lo dico, non voglio sembrare adesso mistico, oppure, però quando vengo gli dico per piacere, sta cosa falla andare così, va così. Dopo aver visto Papa Francesco pregare in piazza San Pietro da solo, unito al crocifisso, quella stessa sera io scrissi, poi l'ho rivista, l'ho ottimizzata, ho scritto Fragili, che ho voluto inserire in questo concerto per il centenario del crocifisso, e ho cercato di narrare tutte le debolezze di quel momento, quelle fragilità, ma soprattutto, come ci ha invitato il Papa, ho pregato Dio affinché debellasse questo insidiosissimo virus. Qui a Carpignano ci sentiamo generosi, ci sentiamo veramente in un afflato insieme a tutta la comunità, diciamo così, non solo dei credenti, anche dei non credenti.